Oggi parliamo di mastoplastica additiva e del tipo di incisioni, che tendenzialmente sono due: l'incisione periareolare e l'incisione dal solco sottomammario. Entrambe nel tempo si mimetizzano completamente e permettono quindi la poca o nulla visibilità della cicatrice. Quella periareolare, diciamo che ha un vantaggio probabilmente estetico, perché intorno all'areola scura di solito non rimane nessun segno. Ha però lo svantaggio di poter ledere qualche dotto galattoforo, quindi non assicurare in futuro l'allattamento di un eventuale bambino, e quello di non poter alloggiare attraverso questa via di accesso protesi molto grandi se l'areola della paziente non è delle stesse dimensioni, non è abbastanza grande. Dal solco sottomammario invece si può inserire qualsiasi tipo di protesi, il taglio è comunque coperto dalla mammella che sta sopra, è un taglio che comunque, per quanto chiaro e quasi invisibile, ha una minima visibilità in più, soprattutto nella paziente stesa. Qui vediamo alcuni esempi, no? E lo schema del tipo di incisione, poi vediamo un tipo di protesi, questa è stata inserita dalla zona periareolare, è una protesi rotonda di circa 300 cc messa sotto ghiandolare. Nel secondo caso invece, attraverso un'incisione dal solco sottomammario, è una protesi di circa 250 cc e nel terzo caso una protesi di circa sempre 250 cc inserita dalla zona periareolare.